Quindi riepilogando, il tempo di aria di scarica di un condensatore, lo ripeto perché non avevo registrato, scusatemi. Allora, chiudo T1, si aria il condensatore, con un tempo è pari a 5 per la resistenza R1 e la capacità di condensatore. Come vedete, il tempo di carica non dipende dal generatore. Chiaro? Il tempo di carica non dipende dal generatore, ma dipende dal condensatore e dalla resistenza, perché la resistenza non fa altro che rallentare gli elettroni, quindi ci mettono più tempo a arrivare al flusso, ci mette più tempo a riempirsi. Chiaro? C è la capacità del vostro serbatoio di carica elettrica. Chiaramente più grosso il serbatoio, più tempo ci mette a caricarsi. Chiaro? Quindi poi c'è Perfetto, fino a contrastare. Apro T1, tolgo il generatore, chiudo T2. Il generatore si scarica con un tempo in funzione della resistenza. Più che la resistenza R2, più che la resistenza frena gli elettroni, più tempo ci vuole perché gli elettroni raggiungono l'equilibrio elettro. Passa dalla parte destra. Sì. Passa soltanto da questa parte di qua. Chiaro? E ci mette tanto a equilibrarsi quanto R2 frena il flusso. Perfetto. Se R2 lo prendo più grande, chiaramente, se anche ci mette più tempo, chiaramente circola meno corrente, perché supponendo che C sia pari a un generatore, ricordatemi i V fratto R. Quindi chiaramente la R frena la circolazione della corrente, va bene? Fino a che non si fermano, ok? Ci metteremo due luci, una qua e una qua, e con la luce misuriamo il tempo in cui rimane accesa e più o meno vediamo se torna. Più o meno. Viceversa, più o meno sì. Tu chiudi l'interruttore, tu vedi parte la luce. Tu conti quanto ci metto, a un certo punto la luce smette di funzionare perché il condensatore è carico, le arie smettono di circolare. Chiudici, apri il circuito T1, chiudi lo T2, la luce sui T2 si accende fino a quando la aria non smette di circolare. Va bene? Chiaramente è molto approssimato, ma è approssimato anche la forma entro grandi limiti. Va bene? Altro modo. Misurare direttamente la corrente che circola con il multimetro, va bene? E vedere quando va a zero, anche questo un po' approssimato. L'ultima cosa, cambieremo il condensatore e vedremo come cambia il tempo, se cambia in proporzione, vero? Se lo raddoppio, se raddoppia, se lo dimezzo, se dimezza, così come la resistenza. Quindi andremo a dimostrare questa formula sperimentalmente, ok?